Terraferma, il mio secondo tempo a Sanremo 16 anni dopo del grandissimo successo Senza averti qui, che hai provato a calcare lo stesso palco. Ma essenzialmente è un'impressione strana, no? Perché ti rendi conto prima di tutto che 16 anni non sono passati invano, perché da un lato anch'io, insomma, in 16 anni ho avuto tanta esperienza su altri palchi, è capitato di cantare davanti anche a decine di migliaia di persone, quindi hai un altro tipo di approccio emotivo con quel palco. Cambia tutto. E poi però alla fine a Sanremo cambia anche poco. L'impressione è sicuramente quella che oggi, per me, non dico che sia un palco come un altro, però è un palco, è un teatro, è un'occasione, ma ormai c'è anche tanto altro, ecco, e quindi insomma fa un po' meno paura di una volta, forse. Colgo l'occasione per farti una domanda di un nostro lettore che si chiama Yuri e che chiede: Ciao Max, sono Yuri, sono un tuo fan sfegatato da anni. Ti volevo chiedere se la canzone Terraferma è dedicata a tuo figlio oppure no. E no, c'è una grossa parte di, insomma, la canzone Terraferma è in qualche modo mutuata dal fatto che sia nato mio figlio, perché è la ricerca, cioè dopo, superata la fatidica boa dei 40 anni, in concomitanza con quel passaggio c'è stata la nascita di mio figlio che mi ha in qualche modo obbligato a ripensare un po' alla mia vita, no? A ripensare ai punti chiave. Quindi sicuramente Terraferma è mutuata e diciamo, è giustificata dal fatto che sia nato mio figlio, altrimenti probabilmente non avrei mai fatto questa considerazione. Un altro papà ci scrive, che si chiama Luca. Ciao Max, sono un tuo fan sfegatato. E da poco lo è anche mio figlio Lapo. Ha 2 anni e da quando era già nel pancione gli facevo ascoltare i suoi grandi successi. Speriamo che non abbia fatto male sta cosa perché non abbiamo prove scientifiche che la cosa non sia dannosa, però insomma. Nicola e Francesco, che Nicola ad esempio dice che ti segue dal 95, da quando suo padre gli regalò La donna, il sogno e il grande incubo. E loro si chiedono se nella tua discografia hai qualche canzone preferita, che magari suoni più volentieri in concerto, e addirittura appunto Nicola si chiede anche se hai qualche canzone non preferita. Ma diciamo che io sono abbastanza un fatalista sulle cose che uno poi scrive, che fa, cioè sono un po' un. Mi dà un po' fastidio il concetto, il senno di poi come concetto, dice forse in quel momento avrei potuto fare una roba diversa, sì, però in quel momento lì le condizioni verificate erano quelle, quindi la canzone che magari non avresti fatto, magari ci può anche essere a una lettura attenta, però poi dici sì, ma comunque la dovevo fare, in quel momento lì se è uscita la dovevo fare, no? E quindi, senno di poi, insomma, canzoni che vorrei non aver scritto, che mi dà fastidio fare, non ce ne sono. Quella che mi piace più fare è una canzone che, sono due, sono è Gli anni, e una canzone che si intitola Quello che capita, che è una canzone in cui si affronta, una canzone secondaria, diciamo che qui si affronta un po' il tema del fatalismo, che è un po' una cosa, cioè, che mi affascina molto, non so se siamo qui per un disegno, il grande tema della o se è semplicemente un caso, no? Un'aggregazione di molecole, di cose, cioè, le cose lì che spiegano i fisici, no? Ciao Max, l'Inter ce la fa? E poi, cosa pensi del calcio moderno, della violenza nelle curve e della testa del tifoso? Allora, io sono convinto che, allora, sicuramente è cambiato tanto per gli interisti perché da squadra Cenerentola che da voglio ma non posso e da non vincete mai siamo diventati qualcosa di diverso. Per quanto riguarda il discorso della violenza negli stadi, io credo che sia una delle parti in cui è necessario un salto, cioè noi continuiamo a dire a volte, no, a vantarci del nostro essere paesi mediterranei, no, tante volte. Io a me piacerebbe ogni tanto svegliarmi e essere un po' più anglosassone, no? Ma mi piacerebbe svegliarmi e trovarmi nella condizione in cui, come dicono in tanti, si possa andare allo stadio con le famiglie. Non so se la tessera del tifoso sia il provvedimento più giusto, ma io credo che nella mia concezione di calcio dovrebbe essere, cioè di come dovrebbe essere il calcio, dovrebbe essere come andare a teatro. Non c'è la tessera di quello che va a teatro, come non c'è la tessera di quello che va al cinema. Christian chiede: Ciao Max, innanzitutto complimenti per Terraferma, che è davvero un album fantastico, mi piace molto. Volevo farti una domanda. Io e un mio amico Michael stiamo producendo il nostro primo CD, volevamo farti Michael, ascoltare. già un nome che in qualche modo potrebbe portare bene, insomma, cioè, Esatto. voglio dire, che si chiamerà Thriller. Beh, sai che alla fine di. Grazie di tutte le emozioni e si chiede appunto qualcosa sul tuo nuovo tour, domanda che si fa anche Alex, il quale si chiede se ci sarà qualche novità rilevante. Ma sì, novità, certo, c'è praticamente.
a occhio e croce sarà un tour nel quale ci saranno, stiamo valutando, attorno alla trentina di canzoni, quindi si spazia abbastanza. Sono le canzoni dell'ultimo album, Terraferma, ma anche chiaramente tutte le immancabili di tutto il repertorio precedente. Appunto, fatte, come dicevamo prima, rivisitate in salsa elettronica, con tanta elettronica, anche chitarre elettriche, eccetera, ma prevalentemente con un ritorno al mischione elettronico-elettrico dei primi anni, con megaschermo, quindi un po' di, anche nel racconto entreranno anche immagini in movimento, insomma, quindi ci sarà da divertirsi. Parliamo di attualità, della catastrofe in Giappone. Il Maggio Musicale Fiorentino, l'orchestra e il coro erano lì in tour dal momento del terremoto e dello tsunami. Tu cosa avresti fatto? Saresti tornato o avresti continuato? Sicuramente oggi deve essere difficile fare qualunque cosa, là non puoi fare altrimenti. Secondo me, quando verifichi che le condizioni non sono accettabili per poter andare avanti una tournée, che fai? Torni, devi tornare, non c'è niente da fare. Quindi probabilmente la cosa migliore adesso è congelare tutto, venire via, lasciare che si organizzino per le cose principali e poi vedere che cosa succede dopo. Cioè, si può tranquillamente rimandare, qualsiasi cosa rimandabile è meglio rimandarla. Ricky ti chiede: ciao Max, sei un grande, sei un mito, frase scontatissima. Senti, ma quando il prossimo film stile Jolly Blue? Naturalmente sono un utente di maxpezzalimania.it. Ecco, un'altra community che saluto. No, ma non sono più i tempi, cioè all'epoca potevi anche usare, ossia ti davano dei budget. Allora, Jolly Blue, praticamente con un budget che era quello dei videoclip di quell'album, cioè si decideva che per quel disco ti venivano dati tot, all'epoca c'erano i milioni di lire, per quella. E con quello siamo riusciti a fare praticamente una roba lunga 90 minuti, una roba delirante, perché, cioè, in pratica avevamo messo dentro i videoclip delle canzoni e poi in mezzo dei punti di raccordo, no? Ed era una cosa divertentissima. E oggi chiaramente con i budget risicati e rosicati che ci sono oggi sarebbe assolutamente impossibile, per cui oggi forse potresti fare una cosa magari più indipendente, più figa anche, come, però in realtà poi non ci sono i canali per venderla, no? Cioè devi, per divulgarla, cioè sono tutti i prodotti che puoi fare, puoi divulgare a livello gratuito, ma è difficile poi trovare qualcuno che li compri, ecco. È vero che per il film scartaste Angelina Jolie per Alessia Merz? Ma questa qua è una, cioè, allora, questa qua è una cosa che ha detto il regista Stefano Salvati, che conosco bene e che capisco che, allora, io a parte non ho partecipato ai provini, perché, cioè, se loro hanno fatto una roba del genere, cioè produttore e regista, cioè saranno loro dannati per sempre, cioè qui sono cose che, per cui hai l'inferno garantito a fare un errore del genere. Penso che se fosse arrivata Angelina Jolie alla stessa cifra l'avrebbero presa, spero, se no è una buona ragione per uccidere, cioè nessun giudice ti condanna per una roba del genere, perché succede, no, loro hanno preso, ma hanno scartato la Jolie. Che voleva sapere da te quale fosse il significato della figura dello stregone in North Sud-Ovest Est. Ma non è che ci fosse sta grande cosa, non c'era sta lettura, sto livello di lettura così particolarmente complesso. Era semplicemente, è un po' quando ti rendi conto che è una sorta di presenza quasi magica, ma che in realtà è la tua coscienza che dice: guarda che forse quella non è la donna per te. Poi abbiamo Luca, anche lui di conundeca.com, che si chiede che cosa dice tuo figlio nella canzone Un omino incredibile, nel pezzo in cui hai registrato la sua voce. Era troppo piccolo, dice delle cose che ne sa nemmeno lui, secondo me. Era, anche perché ho registrato che lui era proprio piccolo, cioè stiamo parlando forse aveva poco più di un anno, qualcosa del genere, quindi era ancora la fase, un anno e mezzo forse, era la fase in cui vagava un po', no? E quindi insomma sono parole sconclusionate che poi ho messo a tempo, cioè, poi sono andato dietro con il registratore portatile per riuscire a prepare. Poi era nella fase appunto in cui dal gattonamento alle prime camminate volano praticamente, quindi hanno questa velocità spaventosa, vai fermo, dai, di qualcosa, quindi insomma è stato divertente, poi ho messo tutto a tempo, ma non credo che abbia un significato, insomma. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e di Ralph Marsh, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, da non fare mai, perché motorino in due è assolutamente illegale e pericoloso. Adesso da genitori si diventa pompieri quando si è stati incendiari, diciamo. Un saluto per i lettori della Nazione.it.
Ciao a tutti gli amici della Nazione.it, versione online del leggendario quotidiano. Ciao a tutti e ci si vede presto. Ciao.